Il flop dei referendum sulla giustizia, i primi exit poll delle amministrative che sembrano premiare i candidati di centrodestra, le elezioni parlamentari in Francia, dove la coalizione di sinistra guidata da Mélenchon insidia la maggioranza assoluta di Macron. Tanti voti, tante elezioni nel fine settimana appena trascorso da commentare oggi. Lo facciamo fra poco. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 13 giugno 2022 e questo è Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla. Ieri si è votato per tante cose, non solo in Italia. Qui da noi si è votato per le elezioni amministrative, appunto quelle che servono a eleggere le giunte comunali e i sindaci, e per i cinque quesiti referendari sulla giustizia. Inoltre si è votato in Francia per eleggere i membri del Parlamento. Insomma, abbiamo un sacco di cose di cui parlare e partiamo proprio con i referendum, commentando i risultati. Risultati che immaginavamo, che avevamo insomma più o meno previsto. Il fatto che, ad esempio, sarebbe stato quasi impossibile raggiungere il quorum, anche se era difficile aspettarsi un risultato così basso, una debacle del genere per il referendum, perché hanno votato per i cinque quesiti, con differenze minime fra l'uno e l'altro, attorno al 20% degli aventi diritto, mentre il quorum, come saprete, è il 50%. E questo fa di questi 5 quesiti il peggior risultato di sempre per un referendum nel nostro paese. Quanto ai risultati, per quanto poi poco valore possono avere su una percentuale di votanti così piccola, su 2 dei 5 quesiti la vittoria del sì non è neanche stata così schiacciante, perché ad esempio sull'abolizione della legge Severino il no ha raggiunto quota 40, quasi 46%. Mentre sui nuovi limiti alla carcerazione preventiva ha raggiunto circa il 43%, mentre sugli altri 3 quesiti la maggioranza del sì è stata più ampia, rispettivamente del 75% sulla separazione delle funzioni dei magistrati e del 73% sugli altri due, sui restanti due, ovvero il diritto di voto agli avvocati nella valutazione dei magistrati e l'abolizione delle firme per la candidatura al CSM. Ok, quali possono essere le ragioni di questa debacle dei referendum? Principalmente due, a mio avviso. Il primo fattore è il fatto che i quesiti siano stati più o meno abbandonati a se stessi, dai loro proponenti, in particolare dalla Lega, che appunto assieme al partito, radicale li aveva proposti e che poi a un certo punto, per una serie di considerazioni strategiche, immagino, ha scelto di non puntarci più. Il secondo è l'argomento, che è molto molto tecnico e si presta davvero poco a un referendum abrogativo. Perché, che ne so, a differenza di quesiti come quelli che non sono stati ammessi dalla consulta, tipo sull'eutanasia e sulla legalizzazione della cannabis, che sono quesiti che hanno un valore più etico che tecnico e che sono ben comprensibili a tutti e sui quali comunque può anche avere un senso un referendum, per quanto, come saprete, è uno strumento sicuramente migliorabile, ma su questi quesiti qua, invece, su quelli legati alla giustizia, che come abbiamo visto nella puntata di giovedì scorso, erano davvero ostici e non era nemmeno chiaro cosa sarebbe effettivamente cambiato se fossero passati con un referendum abrogativo, ecco, in questo caso probabilmente lo strumento del referendum ha davvero poco senso dal mio punto di vista. Ok, veniamo alle elezioni amministrative. Il primo turno delle amministrative riguardava quasi 1000 comuni, 971 per l'esattezza, tra cui alcuni abbastanza popolosi, capoluoghi di provincia come Padova, Verona, Genova, Parma e Taranto, Palermo, Messina e Catanzaro, insomma tanti altri, ve ne ho citati solo alcuni. Comunque, partiamo dal primo dato anche qui, quello sull'affluenza. Alle 23 l'affluenza era attorno al 55%. Degli aventi diritto, però non sono compresi i numeri di Friuli Venezia Giulia e Sicilia. Comunque più o meno questo potrebbe essere l'ordine di grandezza. E quindi in media e con presumibili discrete differenze fra un comune e l'altro e fra una regione e l'altra, ha votato poco più della metà degli aventi diritto. Non so perché continuo a dire aventi diritti, non so, questo plurale così a caso. Comunque, i risultati quali sono stati? In questo caso abbiamo a disposizione solo i primi exit poll, fra l'altro disponibili solo per 6 delle principali città al voto, perché gli scrutini inizieranno alle 14 di oggi, dopo che saranno stati finiti, diciamo,
di scrutinare i voti del referendum, anche se lì in realtà ci vuole molto poco, direi, a che croce. Comunque, cosa ci dicono questi primi exit poll? Che mi raccomando, insomma, lo sappiamo ormai, prendiamoli con le pinze perché spesso negli anni si sono dimostrati poco affidabili. Comunque, più o meno ci dicono che il centrodestra è avanti da diverse parti. Secondo Opinionrai, che è la società che gestisce gli exit poll, insomma, per la RAI, è una delle più citate e utilizzate in generale, a Genova e Palermo sarebbe vicino a una probabile vittoria al primo turno i rispettivi candidati del centrodestra e forse anche all'Aquila. A Genova sarebbe riconfermato il sindaco uscente Marco Bucci, dato fra il 51 e il 55%, candidato appunto del centrodestra, sostenuto anche da Azione, il partito di Calenda, e da Italia Viva, il partito di Renzi. A Palermo, invece, in base alla legge elettorale, basta superare il 40% per evitare il ballottaggio, quindi per passare al primo turno. E qui l'ex rettore ed assessore regionale Roberto La Galla, sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, è dato fra il 43 e il 47%, e quindi in questo caso passerebbe anche lui direttamente al primo turno. A Palermo c'è stato fra l'altro anche un gran casino durante le votazioni, perché circa 100 presidenti di seggio non si sono presentati la mattina delle elezioni al proprio seggio e quindi non si è potuto iniziare. Ci sono volute oltre 5 ore in alcuni casi per sostituirli e con alcuni dei sostituti, fra l'altro, che una volta rintracciati hanno dato a loro volta forfè. Ora la procura sta indagando sul caso, ma la motivazione sembrerebbe essere più banale di quanto non si potrebbe immaginare, quindi non sembrerebbe entrarci, non lo so, tentativi di brogli, manomissione o minacce, quanto invece banalmente, la finale dei playoff del Palermo contro il Padova per la promozione in Serie B, che la Procura non ha voluto rinviare e che si è giocata quindi domenica e per la cronaca ha vinto il Palermo e quindi è stato promosso in B. Vabbè, così. A Verona invece, spostandoci dall'altro lato dello stivale e restando in tema calcio, fra l'altro, è avanti a sorpresa l'ex centrocampista della Roma, Damiano Tommasi, sostenuto da PD, Movimento 5 Stelle e Azione, che secondo gli exit poll avrebbe collezionato fra il 37 e il 41% dei voti, anche se in questo caso il ballottaggio anche qui potrebbe premiare invece il centrodestra, perché poi ci sono due candidati, uno il sindaco uscente Federico Sboarina, che è sostenuto da Fratelli d'Italia, e l'ex leghista Flavio Tosi, invece sostenuto da Forza Italia e da Italia Viva, che sono entrambi dati fra il 27 e il 31%, quindi in un probabile ballottaggio di uno di questi due candidati con Tommasi potrebbe essere più difficile per appunto l'ex centrocampista della Roma riuscire a vincere anche il ballottaggio. Ok, qualche considerazione sulle forze politiche. La prima è che il Movimento 5 Stelle sembra essere un po' scomparso dai radar, al punto da non essersi nemmeno presentato nella maggioranza dei comuni, se non in appoggio ad altri candidati, e in alcuni casi proprio non ha neanche espresso questo appoggio. Emblematico il caso di Parma, dove Pizzarotti, che ha terminato i suoi mandati con la sua lista civica Effetto Parma, ha deciso di appoggiare il candidato di centro-sinistra Guerra, che è dato attualmente in vantaggio. Mentre il Movimento 5 Stelle, che a Parma 10 anni fa raccolse proprio con Pizzarotti la prima vittoria elettorale in un comune capoluogo, non si è presentato completamente alle elezioni. Ci sarà da fare sicuramente qualche analisi approfondita su questo, ma la sensazione è che sia venuta completamente meno innanzitutto la strutturazione territoriale del movimento, quindi dei meetup, che erano l'anima iniziale del movimento, e che in parte sono stati travolti da un successo prematuro che è arrivato prima che potessero effettivamente radicarsi sui territori e che in parte probabilmente soffrivano di problemi strutturali come l'assenza di meccanismi decisionali realmente innovativi e chiari al loro interno. L'altra notazione è che queste elezioni sanciscono forse il passaggio di Renzi e Calenda con il centrodestra, dato che a occhio, così una prima panoramica, sono più i comuni dove sono alleati con quell'ala rispetto a quelli in cui invece corrono assieme al centro-sinistra. Infine, se è vero, come mi facevano notare le colleghe Selena Meli e Elisa Cutuli della neonata redazione di Sicilia che cambia, e dopo vi dico anche due cose su questo, se è vero, dicevo, che le elezioni in Sicilia anticipano sempre le tendenze nazionali,
avremmo forse un prossimo exploit del centrodestra, visto che sembrerebbe in netto vantaggio sia a Palermo che a Catanzaro. Vediamo poi cosa dicono gli exit poll di Messina. Ok, per oggi ci fermiamo qua per quanto riguarda le amministrative, poi domani a bocce ferme con i risultati definitivi in mano facciamo qualche altra considerazione. Oggi invece ci spostiamo però in Francia per l'ultima notizia del giorno, perché ieri si è votato anche al primo turno per eleggere il Parlamento francese e il risultato è, come ci si aspettava peraltro, abbastanza in bilico. Anche qui stiamo commentando gli exit poll, anche qui prendiamo tutto con le pinze. Ma ci sarebbe un vero e proprio testa a testa fra Nupes, che è la coalizione di sinistra guidata da Jean-Luc Mélenchon, e il partito Ensemble del presidente Macron. Anzi, la prima sarebbe persino in lieve vantaggio, anche se con un margine, almeno in fase di exit poll, abbastanza trascurabile, di 0,4 punti percentuale, perché è data 26,2 contro il 25,8%. Ora, non è chiaro poi come queste percentuali si tramuteranno in seggi del Parlamento, che poi è quello che conta, perché il sistema elettorale francese è abbastanza complesso, è un sistema uninominale che premia il voto nei singoli collegi e prevede un secondo turno per i candidati al Parlamento che non sono riusciti a ottenere la maggioranza assoluta nel proprio seggio. E quindi, insomma, ci sono proiezioni anche per quello, ma è difficile capire chi si assegnerà. Cioè, come verranno assegnati i seggi nel Parlamento. Comunque, insomma, l'esito sembra abbastanza incerto e probabilmente dovremmo aspettare il secondo turno per vederci più chiaro. Comunque, se Macron non dovesse ottenere la maggioranza assoluta dei seggi, cosa che al momento sembra possibile, sarebbe un duro colpo per la sua presidenza, che si troverebbe un Parlamento contro, abbastanza ostile, anche perché, appunto, diciamo, gli altri seggi sarebbero un po' spartiti fra Mélenchon e Le Pen e Zemmour, insomma, altri candidati di destra, sinistra e destra, ma con posizioni abbastanza radicali, e quindi si troverebbe abbastanza da solo e spesso in minoranza all'interno del Parlamento. Solo per fare un esempio, ad esempio Macron vorrebbe alzare l'età pensionabile a 65 anni e Mélenchon abbassarla a 60. E quindi, insomma, questa cosa minerebbe molto alla base la sua stessa presidenza. Altro dato da notare, l'affluenza mai così bassa nella storia, fra il 47 e il 47,5%, nuovo record negativo per le elezioni francesi. Meno della metà dei francesi ha votato in un paese dove, fra l'altro, storicamente l'affluenza è molto molto alta. E non lo so, non so bene quale segnale il mondo debba aspettare prima di fare, anche solo iniziare a immaginare una riforma seria e profonda dei nostri sistemi di rappresentanza. Va bene, prima di chiudere, vi annuncio, come vi preannunciavo prima, che da oggi è attiva la redazione di Sicilia che cambia, quindi il nostro terzo portale regionale è attivo a tutti gli effetti. Andateci a fare un giro, iniziate a spulciarvi gli articoli e iniziate a seguirlo sia sul sito, appunto, che sui social, perché sarà un punto di osservazione privilegiato su tutto quello che succede in Sicilia e in particolare, come sempre, con una particolare attenzione a tutti i progetti di cambiamento attivi in questa regione che da pochi giorni è anche la sede della nostra nuova cooperativa. A questo proposito, leggetevi il pezzo, l'articolo scritto da Selena Meli che parla proprio dell'apertura di Sicilia che cambia, molto bello, ve lo consiglio, ve lo lascio come al solito sotto fonti e articoli nella pagina rassegna stampa di italiacambia.org. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Me La Segno, sempre a partire dalle 8 sui canali YouTube, Spreaker e Spotify di Italia che Cambia, nonché sulla pagina di rassegna stampa di italiacambia.org e come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.